Per quanto riguarda la garanzia politica dell'Italia, mi permetto di dire al collega ed amico Rivolta che se il governo italiano rispondesse puntualmente sulle linee di rassicurazione che renderebbero soddisfatto Rivolta, ma anche me, all'interrogazione che ho rivolto circa 4 settimane fa sulla questione del campo Ashraf, una sola considerazione sulle prospettive politiche dell'accordo iraniano. Sono pieno di dubbi, però considero non meno grave dell'ipocrisia mostrata sulle questioni di Camp Ashraf e di Camp Liberty, ed è questo che suscita le nostre preoccupazioni. C'è un elemento di assicurazione. Il fatto che il ministro degli esteri sia oggi un rappresentante politico che con me, con Elisabetta, è stato a Parigi da Madame Rajavi e ha visto nel mese di giugno quel grande spettacolo della nazione iraniana in esilio che si raccoglie a Parigi attorno alla leadership di Madame Rajavi. Ecco, quella è una testimonianza, direi all'amico Buttiglione, della continuità etico-politica di quella grande nazione iraniana dove abita la tolleranza e la libertà. E sono queste le ragioni per le quali il nostro giovane partito politico, nuovo centrodestra, in nome di valori antichi, mi ha delegato a portare il saluto a Madame Rajavi. Grazie. Il fatto che Elisabetta sia stata anche uno dei due presidenti del gruppo di amicizia in qualche modo lo testimonia. Abbiamo cercato di portare quanto più sostegno pratico e anche ideale, quindi politico, possibile, perché, ed è già stato detto da tutti, qui ci sono almeno due aspetti della vicenda. Da una parte abbiamo l'aspetto umanitario e dall'altra c'è l'aspetto più generale, più ampio, politico. Sulla parte umanitaria, e con questa concludo, occorre insistere, anche perché se l'Italia ha un record, in questo caso purtroppo triste, ma positivo allo stesso tempo, è quello di avere per ultima mandato una delegazione di parlamentari a visitare il campo Ashraf. Antonio Stango, Iulia Vassilieva e io siamo stati nel nord dell'Iraq ormai 4 anni fa, poco, insomma intorno a novembre, e vedemmo quello che non era sicuramente un contesto idilliaco, ma se non altro era un campo dove vivere abbastanza normalmente, seppur impossibilitati dall'uscire, era un qualcosa che era possibile. Chi all'epoca comandava quel battaglione ha poi fatto carriera, è un italo-americano, si chiama Odierno, e adesso è il capo supremo delle truppe americane in Iraq, quindi nessuno meglio di lui conosce la situazione. L'altra cosa che noi vedemmo però è che nelle comunità che abitavano intorno a Camp Ashraf, e alcune le incontrammo lungamente uno dei giorni della nostra permanenza laggiù, c'era grande solidarietà, grande vicinanza nei confronti di chi abitava lì dentro, e c'era anche un'interazione, se vogliamo, economica che consentiva agli abitanti di Ashraf, 3.500 erano all'epoca, di poter mantenersi in vita. Ecco, oggi tutto questo non c'è più. Noi sappiamo che cosa è successo purtroppo agli amici Mujahideen, credo che però occorra anche iniziare a preoccuparsi di quello che è successo alle comunità di iracheni che vivevano intorno a Camp Ashraf, perché qui immagino che, non esistendo alcuna protezione dei diritti umani in Iraq, l'amico del mio nemico diventa automaticamente mio nemico. Concludo con la speranza che chi preparerà una delle risoluzioni prossime inviti una delegazione di parlamentari italiani, e non altro, a Camp Liberty, a vedere in effetti quali siano le condizioni che caratterizzano quel luogo, perché noi, e si inizia fortunatamente a farlo, ci stracciamo le vesti quando vediamo un campo di
per immigrati qua in Italia, trattati come bestie, ma se appena piove c'è mezzo metro di acqua in una zona che avrebbe dovuto essere il paradiso in terra per delle persone che, secondo loro, vivendo ad Ashraf, erano trattati male, ecco, immagino che cosa non possa succedere quando arriverà un inverno più rigido o se anche lì sfuggirà di mano la situazione. Quindi è bene che i nostri parlamentari si assumano ancora questa responsabilità, noi siamo sempre a disposizione per accompagnarli magari con un occhio più vigile, però credo sia importante tenere attenta, alta l'attenzione anche sul Camp Liberty. Buonasera a tutti loro, io mi scuso da parte mia semplicemente un saluto e un'espressione di solidarietà. E purtroppo, contrariamente a quanto avrei sperato, non ho potuto presenziare allo sviluppo complessivo dei lavori di oggi, che immagino siano stati sicuramente proficui e preziosi per la causa della libertà dell'Iran, di questo straordinario paese che è ricco di grandi tradizioni culturali che interrogano peraltro la coscienza dell'Occidente. Questa mattina io ho avuto la fortuna di partecipare all'audizione della signora Marianne Rajavi, che avevo già avuto occasione di conoscere nel corso della mia precedente legislatura alla Camera. Un'audizione che è stata per molti versi straordinaria e interessante, straordinariamente interessante, perché, diciamo così, ha posto in luce alcuni temi che non sono soltanto la doverosa e necessaria denuncia di un regime di oppressione e di sopraffazione, ma consentono alla più larga opinione pubblica italiana e al mondo della politica di darsi una raffigurazione adeguata e veritiera di che cosa siano i Mujahideen del popolo e di che cosa rappresenti il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. La signora Rajavi ha precisato, credo in modo assolutamente persuasivo, quelli che sono, come dire, gli obiettivi fondamentali di una battaglia che non è soltanto di testimonianza, che non si limita a suscitare interrogativi inquietanti ad una comunità internazionale distratta e assopita, peraltro in preda a frequenti amnesie. E quindi non si è semplicemente limitata a richiamare l'orrore delle impiccagioni, la violenza delle persecuzioni, l'estromissione manu militari delle forze di opposizione. Non si è semplicemente limitata a richiamare il dovere della comunità internazionale e quindi anche del governo italiano di intervenire per fare luce sulla sorta di quanti sono stati, come dire, estradati dal campo di Ashraf e intorno a loro, e non si conosce tutt'oggi il loro destino, ma, diciamo così, proposto in positivo quelli che sono gli obiettivi di un'autentica rivoluzione democratica. Mi ha particolarmente e favorevolmente impressionato il fatto che la signora Rajavi, che saluto con molta deferenza e insieme amicizia se è possibile, ha chiarito che l'obiettivo fondamentale del complesso delle forze di opposizione non si tratta semplicemente di valorizzare la presenza dei Mujahideen del popolo, ma di pensare ad una opposizione pluralista che intende affermare in Iran l'instaurazione per via pacifica e democratica di uno Stato che è uno Stato di diritto. Credo che questo sia un obiettivo certamente impegnativo, ma per molti versi rassicurante e tale da costituire un fattore di garanzia che deve mobilitare le energie progressive e democratiche del libero Occidente. Uno Stato di diritto che si regga su una chiara distinzione, addirittura la signora Rajavi ha parlato di separazione,
tra la religione e lo Stato. E qui mi pare che la Presidentessa ha introdotto un elemento che giudico di particolare significato, perché sgombera anche il campo da pretestuose, pregiudiziali e fuorvianti interpretazioni del rapporto che si istituisce all'interno dell'Islam tra la politica e la religione. Islam non significa affatto, non significa in alcun modo intolleranza, ma nella accezione che ci è stata presentata e alla quale aderisco senza alcuna riserva, significa, diciamo così, da un lato il rispetto delle convinzioni di ciascuno, significa apertura al pluralismo, significa assoluta compatibilità e valorizzazione dello Stato democratico. Credo che questo sia, diciamo così, un elemento di chiarezza che in qualche misura sgombera le remore e, diciamo così, le incertezze che attraversano settori significativi dell'opinione pubblica italiana e delle forze politiche del nostro Paese. Quindi il mio augurio è che la battaglia che viene condotta dal Consiglio Nazionale della Rivoluzione Iranica possa avere successo, quindi benvenuta, o meglio, bentornata in Italia, tanti auguri a lei, signora, e tanti auguri per il suo popolo.